Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Mancano soltanto 23 ore e 30 minuti alla fine dell'evento. Siamo quasi ad un punto con 20 stelle su 45. Ci prendiamo tutti questi soldini tanto carini che ci servono a noi e andiamo a continuare la nostra fantastica avventura. Finalmente mi sono riuscito a portare avanti con questa roba e andiamo a vedere. Anzi, a sperare che ci sia della storia interessante che non abbia aspettato per nulla. Avevo paura di entrare perché non c'è nessun tipo di storia attiva. Molto, molto male, mi dà una molta cattiveria così. Andiamo a vedere se magari invece qui c'è un po' di storia, perché ogni tanto c'è della storia, ogni tanto no, ogni tanto la gente ci vuole parlare e neanche a questo punto c'è nulla. Però a questo punto andremo a fare il surf sulla scopa, prima di tutto perché? Perché poi le lezioni con la scopa ci danno esattamente un'energia in più, quindi iniziamo subitissimo a fare questa fantastica missione. Vediamo se ci dice non ci dice qualcosa neanche prima. O forse qualcosina. Oggi imparerete a volare e restare in piedi in equilibrio sulla scopa. In questa lezione metterete davvero alla prova le vostre abilità. Non dite a Madame Pomfrey di questa lezione. Iniziamo. E quindi ragazzi, tutto il resto della lezione ve la salto perché sono sempre le solite cose ripetute e ripetute che vedete in basso a sinistra e non interessano a nessuno. Quindi andrò a finire off camera la lezione e ci vediamo poi per la fine della lezione e vediamo un po' se riusciamo a vedere un po' di animazioni carine all'interno di questa avventura. E quindi, a fra poco! Bene, ora basta con l'allenamento, è arrivato il momento di farci vedere la vostra mossa migliore. Finalmente siamo arrivati al punto in cui bisogna fare questa cosa strana e quindi cominciamo a metterci in piedi sulla scopa sperando di non sbagliare le mosse, non abbiamo sbagliato e vediamo un po' com'è la mossa di oggi. Ok, questa la fa sempre. Oh! Amazing, perfect, mamma mia, un sacco di punti e andiamo alla prossima missione. Mamma mia, com'è stata difficile questa missione qua, è passata una marea di tempo perché l'ho fallita, l'ho rifatta, insomma un casino. E andiamo subitissimo a prepararci ad andare a fare lo Knizil. Vediamo che strana creatura invece è questo Knizil. Sperando che non ci vogliano tipo 18 milioni di ore per fare questa avventura. Ah, infatti. Come non detto, 8 ore. Maledetto me. Ma per fortuna ho la versione mondata che ne approfitto per dirvi che se andate a vedere qualche video fa, potete scaricarla anche voi. Oggi parleremo dei Knizzle, che non attaccano gli esseri umani a meno che non abbiano l'aria sospetta. Guardate quegli artigli meravigliosi, potrebbero fare a pezzi chiunque. Fantastici! Questo mi ricorda di quando ho incontrato un Knizzle in Diagon Alley. E cos'era successo? Non lo sapremo mai. Sono in grado di portare i padroni a casa se si sono smarriti. Bene, interessante, speriamo che non li ammazzi, no, però. Guardagli il nasino, vedi? Ha dei baffi tenerissimi. Ma io non lo vedo questa creatura. Dov'è la creatura? Dove l'avete messa? Dove l'avete messa? Nel mentre che qui finisco l'energia, io vorrei almeno arrivare a una parte in cui si vede questo Knizil. Quindi, vediamo un po'. Allora, fatemelo vedere. La domanda. A quale altro animale somiglia di più Knizil? Non lo so perché non l'ho visto. Boh, un gatto? Che fortuna, mamma mia. Ora mi fai vedere questo Knizil come è fatto, per favore? Dai, fammelo vedere. Eh sì, sono felice, anche io però voglio vedere questo Knizzle. Fammelo vedere subito. Coraggio. Nel mentre lui non ci fa vedere il Knizzle, vi ricordo che qua sotto in descrizione vi lascio il link dove potete scaricare la versione per computer di Harry Potter Hogwarts Mystery. Quindi mi raccomando, scaricate l'applicativo e installatelo anche voi e potete giocare da computer a questo fantastico gioco, ma anche a moltissimi altri. Inizieremo con una dimostrazione di come non morire in questa lezione. Osservate. Oh, finalmente l'abbiamo visto questo Knizzle, quindi il resto lo posso fare off camera. Ed eccoci qua, finalmente che abbiamo fatto anche questa parte, possiamo nutrire il nostro carissimo animaletto. Quindi nutriamo questo animaletto tanto tanto carino, ma come sei puccioso. Ed ecco qua il sacco di crocchette che mangia qualunque animale, che sia grande o piccino,
Sempre così. Gnammi gnammi se lo mangia, ma siamo pronti ad andare avanti con la nostra avventura. Ci ha fatto anche una specie di inchino molto. Ci sta facendo. Non capisco se si sta inchinando o sta cercando di ammazzarci. Non ne ho la più pallida idea. Ma adesso possiamo finalmente finire qui la parte e andare avanti con il nuovo capitolo. Meno male, finalmente abbiamo imparato Knizil. Raccogliamo questo e andiamo avanti alla nostra avventura. La tana del ragno, Torvus, ti porterà nella sala maledetta, ma solo se convincerai Hagrid ad accompagnarvi. Preparati ad affrontare dei ragni giganti. Mamma, mamma mia, siamo quasi vicini alla fine qua. Si è bloccato di nuovo le cose e non possiamo andare avanti. Non possiamo assolutamente andare avanti. Quindi vediamo un po' il da farsi. Il da farsi è uno solo, vista l'ora, l'unica cosa che posso fare è comprare la cosa, perché 3 ore qua io non ce le ho e se no non riesco ad andare avanti con la vostra fantastica avventura, con la nostra fantastica avventura. Entro i termini di oggi, perché sono già le 10 del mattino e 3 ore, insomma, capite che non è possibile. Siamo tutti qui, Rocky, vieni. Anche tu, così ti aiutiamo a prepararti per la sala maledetta. Mamma mia, possiamo entrare, incontriamo i nostri amici. Sono sicuro che ci sarà anche un sacco di energia da dover usare. Mamma mia, guardate quanta gente ci vuol parlare. Grazie di avermi portato tutti questi clienti, Rocky. Prego, ma sono loro che hanno portato me in realtà. Dov'è il signor Bilms? Di solito è sempre qui. È vero, in effetti. Non c'è in effetti, mamma mia, dov'è? Caso vuole che la mia indagine sui comportamenti sospetti di un elfo domestico mi abbia portato proprio a Hogsmeade. Interessante. Grazie di essere venuti. Ho provato a invitare anche Hagrid, ma non mi ha risposto quando sono andato alla capanna. Quando siamo andati alla capanna? Io non mi ricordo di essere andato alla capanna. Voi vi ricordate? Secondo me, quando noi non giochiamo, il nostro personaggio si mette a fare chissà cosa. Spero con Penny e che non la tradisca, povera Penny. Volevo che tutti i miei amici fossero qui per aiutarmi coi preparativi per la sala nella foresta. Magari mi sbaglio, ma pianificare in anticipo è un'abitudine sopravvalutata. Guardate Tonks con quell'aria sbarazzina, con il braccio appoggiato al nulla che sta facendo la faiga. Molto male, Tonks. A meno che non si tratti di scherzi. Grande Tulip, mi pare ovvio. Grandissima Tonks. Dobbiamo prepararci per qualsiasi evenienza. Non sappiamo cosa sia a guardia della sala, né cosa essa contenga. Ma in realtà lo spoiler di inizio capitolo ce l'ha detto. Cioè, guardate in alto a sinistra, c'è lo spoiler del capitolo. Rowan, cioè, clicchi lì e ti viene scritto che. Vabbè. La creatura più spaventosa nella foresta proibita. Beh. Ah, tu lo sai, tu lo sai. Come lo sai? Infatti, come lo sai, Rowan? Sei un traditore? Non lo so, ma avete incontrato centauri e berretti rossi? E un centauro vi ha detto che troll e giganti sono spariti? Vorrei anche dire una cosa. I giganti non credo che vivano nella foresta proibita. A parte il fratellino di Hagrid fra qualche anno, perché ok che quegli alberi sono alti, ma non così tanto alti da nasconderli, quindi non ci sono giganti nella foresta proibita. Mi sbaglio, ragazzi, ditemi voi nei commenti se vi ricordate se giganti vivono nella foresta proibita, ma non credo, anche perché sennò Hagrid non sarebbe dovuto andare in giro per il mondo a cercarli. Spoiler per chi non ha letto i libri. Deve essere qualcosa di più terrificante. Boh. Perché pensi che a proteggere la sala ci siano per forza le creature più spaventose della foresta? È perché, scusa, Penny, tu sei intelligente di solito, ma metteresti mai un gattino a protezione di una sala proibita? Cioè una sala che se entri distruggi il mondo, ci metti un gattino. Oddio, funzionerebbe, perché io mi concentrerei sul gattino e mi metterei a giocare con lui al posto di entrare nella sala. In effetti non è una brutta idea. Però
la sfiga ci vede benissimo. Grandissimo, Ben, questa mi è piaciuta. Sono sicuro che escogiteremo un piano che permetta a tutti noi di aiutarti ad affrontare il guardiano della sala. Possiamo farci una burrobirra? Mi aiuta a pensare meglio. O meglio, lui era Barnaby. Possiamo farci una burrobirra? Mi aiuta a pensare meglio. Bravissimo, non era proprio la voce di Barnaby, ma più o meno. Possiamo fare di meglio. Non fare quell'incantesimo che lei odia. Lo sapevo, lo sapevo. Prima o poi, secondo me, arriva lei e si arrabbia con noi perché ingrandiamo le birre. Engorgio! E comunque abbiamo 3 burrobirre e siamo in una marea di persone in più, eh. Bersi un'enorme burrobirra con gli amici mi sembra il modo migliore di escogitare un piano, nel mentre i soldini e l'esperienza rimangono lì davanti. Ma fammi indovinare, 3 ore. Quindi mi inizierò a fare questa fantastica missione insieme a voi. Guardate quanta gente che ci vuole, perché voglio vedere cosa succede. Le acromantule hanno paura dei nemici? Non lo so se hanno paura di qualcosa loro in realtà. Vi insegnerei più volentieri qualche incantesimo di difesa. Ma fallo davvero, non per finta. Spero segretamente che a guardia della sala maledetta ci sia un drago e non un'acromantula. Non vorrei uccidere me stesso, però. Il veleno di acromantula è molto raro. Quanto vorrei avere della roba? Falce Dolce crede che sono andato avanti e non ho letto. Accidenti. Mamma mia, abbiamo finito anche l'energia e siamo a 50.000 monetozze, che è il massimo. E ragazzi, sapete che vuol dire? Questo ora mi fermo perché lo farò off camera. Ma 50.000 monetozze vuol dire che si shoppa. Allora, vediamo un po' cosa possiamo comprare. Qua assolutamente niente perché non si compra niente. Però qua potremmo comprare un po' di robina. Vediamo un po'. Elvis Presley! Ma certo, è bellissimo! Voglio comprare Elvis Presley! Ma questo non mi dà dei bonus di cose, no? Mi sa che. No, 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 non volevo fare ciò. Voglio i miei capelli sbarazzini, ok? E andiamo a vedere un po'. Oh, ecco, questi mi danno le cose, ma più o meno l'ho comprati quasi tutti, tranne questa maglietta oscena. 775 punti. Compriamo questa maglietta oscena, mamma mia. 775 punti per noi. Poi vediamo che altro c'è. Oh, ma come oscena questa maglietta? Compriamola. Mamma mia, come si shoppa di brutto. Oh, e questa? Chi non vorrebbe una t-shirt nera per tutti quei soldi? Cioè, veramente. Chi non la vorrebbe? E questa qui, ragazzi. Mamma mia, che bella! Credo che le cestinerò tutte. A me in realtà mi piacciono molto le divise. E purtroppo ce n'abbiamo una sola ed è anche abbastanza bruttina. Quindi 60 punti. Sì, va bene, però insomma. Pantaloncini c'è del kill. Teniamo un fondo, vediamo un po' i pantaloncini più cari del mondo che fanno cagare. E vabbè, noi lo compriamo. Oh, abbiamo finito i soldi, ragazzi. 21.000 monete. Questi sono brutti, questi sono brutti, brutti, brutti. Questi non tanto brutti, dai, compriamo questi. Mamma mia, mamma mia. Rimaniamo anche vestiti così che mi sembra però che magari queste cose possono essere più utili. Questa siamo una donna. Questo no, grazie, no, grazie, no, grazie, no, grazie. E torniamo su. Ma ce l'avevo una a fare io, eh. Cos'è che avevo una cosa di queste? Ma quando l'ho mai comprata? No, non avevo nessuna cosa di queste. Cosa avevo al polso? Boh. Vabbè, prenderemo questo, dai. Non so cosa c'avevo prima al posto, ma. Oh, una luna bruttissima. Un corno di rinoceronte. E una chiave che. Prendiamo una chiave che può servire a qualcosa, boh. Oh, occhiali da donna. Occhiali schifosi. Occhiali brutti. Occhiali ancora più brutti. Occhiali osceni. Occhiali osceni. Occhiali osceni. No, preferisco questi qua. Insomma, ragazzi, quindi abbiamo finito anche fare questo. Abbiamo preso tutte le modifiche. Mamma mia, quanto lavoro c'è ancora da fare! E quindi, ragazzi, io questa parte qua me la farò off camera. Per oggi finisce qui l'avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Abbiamo shoppato un casino. Abbiamo praticamente quasi finito i soldi. Sono povero, mi sento molto povero e molto triste perché sono povero. E quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Vi ricordo ulteriormente qua sotto il link per poter scaricare questa fantastica applicazione per computer. E
e poter giocare anche voi a questa avventura. Oltre al fatto che voi potete giocare, date un piccolo supporto economico a me senza nessun costo per voi e mi fate un piccolo favore per supportarmi e aiutarmi a portare avanti questa grandissima avventura, farmi crescere e quindi essere tutti molto molto più contenti. Lasciate un bel mi piacione al video qua sotto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery con tante fantastiche sorprese e novità. Ciao! Fatto misfatto!